E facciamo delle losanghe. Così. E così. Questo è il lavoro finito. Se vi è piaciuto, pollice in su, se me lo merito, e attivate la campanella per favore. Grazie. Amici di Star Video, volevo mostrarvi un dolce di famiglia. Lo faceva la mia nonna, poi la mia mamma, ora lo faccio io. I giovani di oggi non lo conoscono tanto. Cominciamo subito e mi raccomando, attivate la campanella. Prendo l'olio. Naturalmente è un fritto. Questa è la mia teglia per i fritti. E aggiungo 1 litro di olio. Lo metto subito a scaldare, così quando il dolce è pronto lo friggiamo subito. Io metto tanto olio, più olio c'è, meno ne assorbe il freddo. Ora lo metto a scaldare. L'ho messo in un fuoco piccolino e iniziamo la ricetta. Allora, mettiamo le uova, 3 uova intere. Nella terrina. Tutte e tre. E questi sono a posto. Aggiungiamo, se riesco ad aprirla, la melassa. Questo è un prodotto non è poi tanto conosciuto dai giovani qui da noi. Allora, la melassa, per chi non lo sapesse, proviene dalla barbabietola da zucchero. Nella prima bollitura è bianca, ne mettiamo 3 cucchiai, nella seconda ha un gusto un po' amarognolo, nella terza bollitura diventa scura, appiccicosa e si può usare, viene usata a fare il rum, mi sono un po' documentata, nei dolci e può essere usata anche nelle a marinare le carni quando si fanno il barbecue. Ecco, e queste a posto sono 3 cucchiai, mettiamo giù, appoggio i cucchiai e ne prendo un altro per lo zucchero. Aggiungiamo, e questo è un ingrediente un po' strano per noi nei dolci. Anche una volta le nonne usavano metterci un po' di pepe, una bella spruzzata di pepe ci sta bene. In mancanza del peperoncino, una volta c'era il pepe. Poi aggiungiamo un pizzico di sale. E poi la buccia grattugiata del limone ben lavato, lo usiamo tutto. È un dolce con un gusto un po' particolare, ma vi assicuro che è buonissimo. Nella mia famiglia è molto apprezzato.
La melassa una volta si faceva fatica a trovarla, ora i migliori supermercati ne sono provvisti anche qui da noi. Abbiamo aggiunto il limone. Poi aggiungiamo mezzo bicchiere scarso di olio. E un bicchierino di marsala dolce, un liquore dolce. Io abbondo. Perché a noi piace. Mescoliamo il tutto. È un dolce facilissimo da fare, ci vuole pochissimo. Abbiamo mischiato, ora aggiungiamo farina fino ad ottenere una paglia. Un po' consistente la paglia deve essere, perché la dobbiamo tirare con il mattarello. Allora aggiungiamo farina un po' alla volta fino a raggiungere la consistenza desiderata. Non abbiate paura dei grumi perché una volta tirata vanno via. Come vedete è un dolce un po' scuro. Ne aggiungiamo ancora. Aggiungiamo ancora farina e pure il lievito, perché sono pasticcini un po' lievitati. Un dolce facilissimo da fare. Ancora un po' di farina perché dobbiamo tirare la palla con il mattarello. Vedete, è venuta abbastanza consistente e si può già stendere con il mattarello.
Ora la stendiamo, non occorre fare tanto. Se anche non è regolare, non importa. Non va tanto bassa, perché come ho detto sono pasticcini. Diamo una forma quadrata. Così. Va bene. Prendo una rotella e facciamo delle losanghe così. Io non sono abbastanza regolare, non lo so, le cose regolari non mi riescono. Così queste le togliamo, le rimpastiamo e così. Non va buttato niente, questi piccolini li facciamo lo stesso, senza rimpastare. Ecco, serviranno da assaggio. Mi preparo due piatti, perché in uno ci metto quando vengono fuori, poi li passo nel piatto da portata con lo stecchino. Guardo se l'olio è pronto. Fa le bollicine e ha raggiunto la sua temperatura. Ora li friggo. Pochi alla volta, prendo una forchetta e aspetto che riaffiorino. Stanno riaffiorendo. L'ho messo nel fuoco basso, ma fra un po' lo metto un po' più alto. Facciamo così prima. Non vengono tutti regolari, perché naturalmente sono fatti a mano. Li giriamo. Il lievito li fa fare la... li rompe un po'.
ma sono così, vengono così. È la loro caratteristica. Cominciano a friggere molto bene. Come vedete, un dolcetto veloce. Si fa all'ultimo momento. Li giro ancora. Questo è un dolcetto che non ci va lo zucchero sopra, è già buono così. Si sta rompendo un po' troppo, ma come ho detto è la loro caratteristica. Sembrano pronti, li tolgo. Ne aggiungo altri. Non li devo toccare tanto, altrimenti si rompono. Li giro. E si continua la cottura fino all'esaurimento degli ingredienti, dei dolcetti. E questo è il lavoro finito. Come vedete sono scuri e molto morbidi. Guardate, dentro sono così, sono buonissimi, non troppo dolci, ma ottimi da mangiare. Se vi è piaciuto, pollice in su se me lo merito e attivate la campanella per favore, grazie. Non ho aggiunto zucchero nell'impasto perché a noi piace di più un po' amarognolo, però ho aggiunto lo zucchero a velo per dargli quel po' di dolcezza che ci vuole. Sono in un salone dove ci sono tutte le maschere e degli scacchi.
in metallo. Ora vi mostro gli anelli di cipolla, un piatto che da noi, avendo un ragazzo giovane, va fortissimo. Mi raccomando, attivate la campanella. Sgucciola la cipolla, una bella cipolla, bella tonda, rettangolare. Tolgo la pellicola, la lavo bene. Affettiamo. Questo lo scarto, tolgo un'altra pellicola perché deve essere molto regolare, poi quando avrò fatto gli anelli la rilavo e l'asciugo. Facciamo fettine regolari. Un mio difetto è che non riesco ad andare diritto a fare fettine perfette. Ma ce la metto tutta. Ne bastano poche. Ecco, così sono sufficienti. Ora le libero, prendo le più grandi, questa no, come vedete. Il resto della cipolla lo trito, lo metto in freezer e facciamo i sughetti. Queste sono no, questa no, ecco, queste sono sufficienti per un bel piattino. Ora la rilavo. E la asciughiamo bene. Ecco, e la lasciamo riposare un po'. Ora prepariamo l'impanatura. Tolgo questo. Ci servono due pacchettini di cracker salati. Io li ho già grattugiati e me li sono già preparati. Un po' di farina. Una ciotolina,
e un po' di latte. Poi prendo della carta assorbente e me la preparo sulla spianatoia, così. Prendo una pinza, l'anello di cipolla, lo passo nel latte, nella farina, lo ripasso nel latte, lo metto nei cracker, lo ripasso nel latte e ancora nei cracker. E questo è il primo anello pronto. Lo stesso procedimento. Latte, farina, latte, cracker, latte e cracker ancora. Come vedete è un procedimento abbastanza veloce, c'è chi lo fa con la pastella, a casa mia lo vogliono così. E si va avanti fino alla fine degli ingredienti della cipolla, perché con una cipolla basta. Uso la pinza perché non voglio sporcarmi troppo le mani. Ecco così. Come vedete è un piatto veloce, un contorno per un hamburger è perfetto. Ecco qua. Fino a finire tutti gli ingredienti. Finito di fare la panatura, tolgo le ciotoline e questi sono pronti da cucinare. Naturalmente si va di fritto perché il periodo lo richiede. E ora cominciamo con la frittura. L'olio mi sembra pronto, provo ad aggiungerne uno piccolino, vediamo. Sì, comincia. Aggiungo gli anelli. Ecco. La frittura si sta un po' velocizzando. Basta pochi minuti, la cipolla si cucina bene dentro e la doratura viene perfetta. Li giro
tanto rischio perso un po' di panatura, ma non importa. Si sta dorando. Questi li tolgo, metto ad asciugare un po' qua. E aggiungo gli altri. Come vedete è una frittura molto veloce. Basta pochissimo. Mi giro un'altra volta. E sono pronti. Naturalmente non sono tutti regolari perché la cipolla da una parte è un po' più piccola, dall'altra un po' più grossa, però è il bello della cucina casalinga. Ecco, questa è l'ultima frittura. Giro di nuovo.
li faccio dorare da ambe le parti. Mi giro l'ultima volta. E sono pronti, spengo, li tolgo, e questi sono i miei anelli di cipolla, sono buonissimi, a casa mia vanno per la maggiore. Con il cracker è già un po' salato, ma aggiungo un altro po' di sale. Perché a noi piacciono un po' saporiti. Ecco. E questo è un piatto molto semplice, ma con i ragazzi va per la maggiore. Un piatto da fast food. Oggi voglio fare una passeggiata sull'argine del mio Po, il fiume che attraversa il mio paese. Ora faccio la scalinata e mi faccio una bella passeggiata. Qui non ci sono tante auto, qui vengono per passeggiare, fare le corse e portare i cani a passeggio e per fare due chiacchiere con chi si incontra. Ora è tardi. Questo è il fiume Po. Il mio paese si chiama così perché è stato tagliato in due da questo fiume, taglio di Po. E l'altro si chiama Portoviro. Ogni anno fanno una festa per la ricorrenza di questo evento. E sarà mia premura farvelo vedere quando ci sarà. Ora non c'è nessuno in giro. A volte ci sono i barchini perché vengono a pescare. Oggi è tutto vuoto, come vedete, e questo è il mio fiume. Qui si passeggia, si fanno due chiacchiere, si trova sempre qualcuno e non siamo mai disturbati dalle auto. Vengono anche i bambini. Ecco. E questo vi ho voluto far vedere. Qui passa, io abito vicino al mare e si butta nel mare Adriatico questo ramo. Il paese di fronte non si vede, ci sono molti alberi. Ecco, io abito qua e queste sono le case giù dell'argine.
ne vedete il paese. E questo ora scendo e vado a prendermi un bel caffè. Voglio preparare un tortino di patate, però mi raccomando, la campanella, schiacciate la campanella, grazie. Allora, lavo bene una melanzana. Dopo averla lavata ed asciugata, la taglio a fettine. Così. Me ne serve una sola. È una melanzana abbastanza grossa. E basta. La precisione non fa parte di me, come vedete. Questa l'ho rotta, non va bene lo stesso. Ho acceso il fuoco perché le devo grigliare. Per grigliarle io aggiungo sulla griglia sale fino, perché questo mi aiuta a non fare il fumo quando griglio. Ecco, una bella manciata. Aggiungo le melanzane sulla griglia. Non aggiungo sale perché è già salata la griglia, e mettendo un filino di olio, metto il dito perché non voglio esagerare, io non uso tanti pennelli, io uso le mani perché con questo mi regolo di più. Ora le lasciamo grigliare velocemente, ci vuole un po' di tempo. E poi saranno pronte. Ho lavato due pomodori rossi e anche questi li preparo a fettine. Abbastanza fini. Li metto su una carta assorbente a scolare un po'. Questo fa un po' resistenza, lasciamolo così. Poi
asciugo perché ho perso un po' di liquido. Tanto che cuociono le melanzane, faccio a dadini 3 mozzarelle. Un po' grossolanamente, tanto poi vanno in forno. Ecco. Una. Seconda. E la terza mozzarella. Anche questo ingrediente è pronto. E lo mettiamo da parte. E ora passiamo alle patate. Prendo una terina, patate lesse, già lessate, le ho fatte prima, così mi sono un po' avvantaggiata. Le sbuccio e le schiaccio grossolanamente con una forchetta. Sono ancora calde, un po' bruciano. Faccio presto. Sono circa 1 chilo di patate, perché voglio fare un tortino abbastanza consistente. Pelo, le sbuccio e le disfo un po'. Faccio velocemente perché bruciano. Sbucciate le patate e schiacciate grossolanamente, mettiamo 1 filo di olio, qui uso l'olio d'oliva, sale, ora uso le mani perché così mi regolo meglio, la mia misura è questa. Ecco, così abbastanza. Aggiungo il pepe. E basilico in polvere.
Mischio bene. Aspetto che si raffreddino un po' e aggiungo un po' di mozzarella dentro. Anche questo lo metto in parte e prendo la pirofila. La ungo di olio. Mi era scappata un pezzetto di buccia, l'ho tolta nella pirofila, l'avevo nelle mani, così. Aggiungo pane grattugiato. Lo passo anche nei bordi. E anche questa è pronta. Ora dobbiamo solo assemblare, aspetto che le melanzane siano tutte pronte e poi lo facciamo. Finito di grigliare le melanzane, procedo con l'assemblamento del tortino. Allora, si è un po' raffreddato, aggiungo un po' di mozzarella. Basta poca, solo per tenerlo un po'. Ecco, mischio bene. Procediamo con il tortino. Metto metà impasto di patate nella pirofila. Così. Aggiungo le melanzane. Come vedete, una basta. I pomodori a fettine, questo un po' più grande, visto che erano piccolini, due sono pochi, ne prendo un altro ora e lo taglio. La mozzarella spricciolata, aggiungo sale. E pepe. Pulisco le mani perché ecco, prendo un altro pomodoro.
Aggiungo l'altro impasto di patate. Lo metto tutto. Lo schiaccio. Aggiungo l'altra melanzana. Questa l'avevo rotta. Così la copro tutto. Aggiungo le fettine di pomodoro. Taglio alcune fettine dell'altro pomodoro, ne avevo tagliato poco. Ne servivano tre. Così aggiungo la mozzarella. La distribuisco bene per coprire un po' tutto. Mi asciugo le mani. Un po' di sale. Pepe. E qui ci va un po' di origano in polvere. A me piace mandare un filo d'olio. E ora la mettiamo in forno. 15-20 minuti, non di più, tanto che la mozzarella si disfa e poi è pronto da mangiare. Ora la cottura è finita, lo tolgo dal forno e poi vediamo com'è il risultato. Ora è cotto, brucia, vediamo il risultato come è venuto. Ecco. È ancora caldo, ma lo provo a tagliare, lo tagliamo e lo mettiamo nel piatto, anche se si disfa un po' perché non è bello compatto. Proviamo una fettina.
mio bollo, mi piacciono le fettone. Ed eccolo. La mozzarella a fila. Come ho detto, la frutta non è bella compatta perché è ancora molto caldo. E questo è il mio tortino di patate. Un secondo piatto con un po' di formaggio. Va benissimo. Buon appetito a tutti. Se vi è piaciuto, un bel like e la campanella. Grazie.